Buongiorno a tutti, cari signori, benvenuti a questo nuovo video dal titolo Che succede ai mutui? Quali sono le proiezioni? Cosa succederà? Come influirà nel mercato immobiliare? E che questa è la cosa in assoluto più importante. Prima di procedere mi presento, mi chiamo Simone Rossi, sono un agente immobiliare da 21 anni a Bologna. Ci hanno chiamato su Sky, la CNBC, per il nostro metodo innovativo per vendere casa, che ha permesso alle persone, insomma, che hanno affidato il loro immobile a noi, di vendere mediamente in 42 giorni con uno sconto medio dell'1% attraverso pratiche o situazioni che ho imparato dai migliori agenti immobiliari negli Stati Uniti, Canada e Portogallo e che ho portato in Italia 5-6 anni fa. Comunque c'è un sacco di video testimonianze nel canale, eccetera, per cui se stai pensando di vendere casa e vuoi farlo, insomma, al miglior prezzo e, insomma, in un tempo accettabile, e abbiamo le strategie giuste per te, puoi candidare la tua casa. Sotto in descrizione è il numero verde da poter chiamare o un link dove la puoi lasciare sostanzialmente i tuoi dati. Allora, tema caldissimo. Allora, che succede in mutui? Ci sono due fronti, due, non uno, da tenere assolutamente in considerazione su quello che può essere, insomma, la proiezione dell'andamento dei tassi o quello che succede comunque con le banche in generale. Il conflitto, ne ho già parlato in situazioni di video precedenti, per cui dacci un occhio, visto che l'argomento è bello caldo, e vertono sul fatto che ci possa essere in qualche maniera un'incidenza nel mercato immobiliare di queste cose qui, che è assolutamente giusto, perché i mutui in generale, l'accesso al credito, la velocità, la facilità, la quantità di soldi che le banche danno alle persone per comprare casa, in una situazione tipo Bologna, che il 70-80% delle persone che comprano con me, insomma, un pochino, e fanno mutuo. Ok, per cui capite quanto sia delicata la situazione. Allora, due fronti, il primo l'ho già spiegato nell'altro video, giusto per chi non c'è, e si chiama soglia di sussistenza. Soglia sussistenza. Che cos'è? È un parametro che la banca tiene in considerazione su quanto è la rata che tu ti puoi permettere. Ti faccio un'ipotesi. Nel momento in cui tu hai una famiglia, la banca, per darti i soldini, deve capire se la rata del mutuo che ti concedo non te la puoi permettere. In che maniera lo fanno? Prendono il tuo stipendio o la somma degli stipendi, se siete due contestatari del mutuo della casa, e gli tolgono quello che secondo loro è un costo della vita, tenendo in conto di quanti siete, eccetera eccetera. Qual è il tema? Faccio un esempio. Se prima la somma degli stipendi era 3.000 e fino a 6 mesi fa loro ipotizzavano che la tua soglia di sussistenza era 1.500, ti davano una rata tenendo in considerazione di questo parametro qui dei 1.500. Oggi, con l'aumento delle materie prime, carburante, costi, eccetera, eccetera, la soglia di sussistenza è aumentata. Quindi la banca dice: uno che 6 mesi fa si poteva permettere una rata da 1.000, oggi probabilmente si può permettere una rata da 1.000 meno qualcosa. Ok, poi ogni banca, la sua politica, la sua situazione, fortunatamente non tutte lo stanno ancora facendo, ma la traiettoria potrebbe essere quello, perché oggettivamente andiamo fuori, facciamo benzina, compriamo le cose, ci rendiamo conto che effettivamente il costo della vita è aumentato. Quindi ovviamente più la soglia di sussistenza aumenta, più ovviamente i soldi che la banca ti può dare diminuiscono. Ok? Per cui questo va a incidere sull'ammontare dei soldi che ti potevano dare. Se il tema della rata va a colpire il fatto di quanti soldi di mutuo ti possono dare spalmati, insomma, in rate da 20-30 anni, se prima era 200, oggi probabilmente sono 170-180. Ok? Poi apro un disclaimer, ogni banca a parte, alcuni, eccetera, eccetera, però, ok, vi devo dare un trend, che è questo, non vi danno più soldi, ve ne danno di meno sicuro o pari. Secondo tema importantissimo invece, che è il tema dell'aumento dei tassi di interesse. Allora, facciamo uno schemino che mi sono preparato, che mi ha passato un mio collega, che condivido con voi. Perché se c'è un'altra cosa certa, signori, è che aumenteranno i tassi. I tassi di interesse. Va bene? Allora, vi do un'indicazione. Se oggi io vado a chiudere un mutuo all'1,5%, adesso mi ricordo se 20-30 anni, è indifferente comunque, per cui tasso 1,5% con una rata da 700 euro mese, i soldi che mi dà la banca sono 200.000.
per cui la banca mi dà 200.000 e lo ripago in 20 o 30 anni, non mi ricordo, pagando 700 euro al mese, mi danno questi soldi qui e il tasso è l'1,5. Ok? Con un tasso all'1,5, con una rata di 700 mi danno 200.000. Vediamo cosa succede se il tasso va al 2%. Col tasso del 2%, tenendo sempre la rata a 700, quello che mi possono dare è 188.000 euro, per cui non più 200.000, ma 188.000. Vediamo, facciamo le ultime due simulazioni, ok? Se andiamo al 2,5%, 2,5%, sempre pagando 700 euro di rata a mese, ok? La cifra che mi danno è, ce l'ho qui, 175.000, ok? Può essere qualche lieve errorino, però vi devo dare una proiezione, eccetera. Quindi vedete che con l'aumento del tasso dell'1%, io prendo già 25.000 in meno. Non sono poi così pochi, eh? Non sono così pochi. Tenete in considerazione che stavo guardando adesso un articolo del Sole 24 Ore, ovviamente già negli Stati Uniti stanno facendo i primi step e considerano di fare 3 o 4 step dallo 0,25, 0,50 all'1 nell'arco di 1 o 2 anni, ok? Perché non esiste un mondo dove l'inflazione cresce e i tassi rimangono bassi. Vi ricordo a cavallo del 2007-2008, quando ci fu la crisi, eccetera, e i tassi schizzarono tipo al 10-11%, cioè roba folle. Per cui, attenzione a due cose, perché se tu stai pensando di vendere un immobile, ti conviene ovviamente venderli in una situazione dove l'accesso al credito è favorito, per cui ti danno più soldi possibili, agli acquirenti, perché questi più soldi possibili agli acquirenti vengono poi riversati nelle tasche dei venditori che vogliono vendere casa. Per cui se siamo in una situazione dove oggi mi danno 200.000 e tra un anno, 8 mesi, 10 mesi, quello è, mi danno 175.000 come acquirente, sai che l'offerta che ti fanno per casa tua non è la stessa che potrebbero fare in questo momento storico. Mi sembra che il ragionamento abbia un senso, anche perché ci sono delle persone che l'offerta che fanno è il massimo che si possono permettere, per cui non è tanto sì, ci sono quelli che trattano, ma spesso arrivano persone che fanno l'80% di mutuo e il resto l'hanno loro. Cioè, nel momento in cui loro hanno solo questo 20%, il conto che si fanno è: ho 50.000, bene, la banca mi dà 150, il massimo che posso offrire è 200.000. Cioè non è che dico non voglio, poi provano a trattare per l'amor del cielo, però ho espresso il concetto. Per cui il tema dell'aumento dei tassi non è un dettaglio da poco. Il tema dell'aumento della soglia di sussistenza non è un elemento da poco. Per cui io personalmente, se stai pensando, guarda, vorrei vendere, vorrei fare, eccetera, eccetera, preferirei farlo adesso che tra un anno. Questa è la mia personale opinione. È chiaro che dopo si aprono mille discorsi in una situazione dove l'accesso al credito diminuisce, i soldi che mi danno è meno. Qual è la proiezione dei prezzi delle case? E qua facciamo un'altra bella domandina, ok? Perché non è proprio così scontato che non calino. Meno acquirenti per casa tua, più ovviamente per andare incontro al mercato devi abbassare un po' lo standard del prezzo. Questo in generale, ok? Per cui attenzione, queste sono un po' le proiezioni che io personalmente vedo, mia situazione personale, roba che leggo, vedo, sento e anche tocco sul mercato, perché io ne ho già perse delle vendite dove avevano fatto promesse che poi le banche che poi non si sono rivelate tali. Per cui cambiare 25.000, toglierli dal piatto a un acquirente che si è fatto i conti al millesimo, fa male a molte persone. Per cui questo è un pochino quanto vi volevo passare. Se il video vi è piaciuto fate like, scrivetemi qualcosa nei commenti, iscrivetevi al canale, soprattutto se avete intenzione di vendere casa a Bologna, fatelo adesso e non domani, sotto avete i miei dati. Ciao al prossimo video.